Il liceo artistico autogestito. Le telecamere di Ravenna Web TV sono entrate nel liceo per scoprire come i ragazzi stanno vivendo la loro protesta. Siamo qui con Alice Gentilini, rappresentante dell'istituto del liceo artistico. Alice, quali sono i motivi di questa autogestione? Fondamentalmente noi stiamo facendo autogestione in protesta alla riforma scolastica che sta solamente tagliando dappertutto senza dare nulla di costruttivo in cambio. Non abbiamo il materiale, non abbiamo i docenti a sufficienza per sostegno, non abbiamo il corpo ATA per le pulizie della scuola, le bidelle. I soldi per le gite rischiano di non esserci, calano il numero di laboratori a pomeriggio per i crediti formativi proprio a causa della mancanza di materiali. Per tutte queste motivazioni noi siamo in questa protesta. Come vi siete organizzati? Le giornate suddivise sempre allo stesso modo, ossia il primo quarto d'ora si va ognuno nelle rispettive classi in cui si fa la compilazione del registro, anche perché così non si interrompe un pubblico servizio e non si passa a fare un'azione illegale, per cui i registri vengono preservati, dopodiché i laboratori vengono aperti, si apre il giardino, si fanno delle pulizie, si imbiancano i muri. Dalle 10:30 a mezzogiorno e 25 in genere ci sono delle conferenze, ad esempio oggi c'è una conferenza di Gaetano Alessi, che è un giornalista che parla di antimafia. Gli altri giorni c'è stata una conferenza sulla laicità nello Stato e nella scuola. Sabato verranno dei rappresentanti del gruppo Frida Byron a parlare dell'omofobia, per cui vengono anche degli esperti esterni ad approfondire certe tematiche che comunque a scuola non vengono affrontate o approfondite, che mentre invece sono di nostro interesse. Questa organizzazione comprende anche comunque le cineforum, che sono sempre dei film inerenti agli argomenti d'attualità. Abbiamo proiettato Gomorra, abbiamo proiettato I 100 passi, abbiamo proiettato comunque dei film che sensibilizzano su certe tematiche, sempre non approfondite all'interno del nucleo scolastico. Ciao Francesco, cosa stai facendo? Sto disegnando un ghiacciaio dove è custodito un vecchio, praticamente un santuario dedicato al dio Horus, dio egiziano del sole e della vita in generale. E niente, questo progetto è stato organizzato dai ragazzi del liceo artistico durante l'autogestione e stiamo colorando praticamente tutte le vecchie tavolette che utilizzavamo per disegnare e che non sono state ancora cambiate, quindi sono vecchie, e quindi è un riutilizzo del materiale, quindi non, cioè, senza trasformiamo quello che utilizzavamo per lavorare in un'opera d'arte, e attraverso questo esperimento speriamo di raccogliere dei fondi per autofinanziarci e migliorare così l'aspetto della nostra scuola.